questo momento siamo Confindustria, siamo venuti qua a chiedere se è davvero questo il modello di impresa che vogliono, il mondo di società, il mondo del lavoro che vogliono, e pensiamo assolutamente di sì, visto che quello che propongono è il taglio sui salari, il taglio sui licenziamenti, il taglio ai lavoratori, e invece quello che chiediamo noi, per noi un giusto modello di lavoro, di società, è un modello basato sui diritti dei lavoratori e non invece la libertà per le imprese. Libertà per le imprese oggi significa di fatto delocalizzazione, significa dare soldi pubblici alle multinazionali che possono venire in Italia, poi si spostano all'estero, significa non mettere nessun tipo di blocco ai movimenti dei grossi capitali, alle delocalizzazioni. Sappiamo che in Emilia Romagna, nonostante ci venga presentata come esempio, come eccellenza, che cosa significa poi per i lavoratori, perché questa eccellenza, questa ricchezza si concentra solamente sempre nelle mani di pochi. Sappiamo che Confindustria ha chiamato solamente Borgonzoni e Bonaccini, non ci stupisce affatto, visto che Lega e Partito Democratico rappresentano sempre gli stessi interessi. Invece noi vogliamo mettere al centro l'interesse degli sfruttati. E siamo qui quindi per dire, facciamo una provocazione, visto che non veniamo mai ascoltati e gli spazi mediatici sono inesistenti, per tutte le forze che non rappresentano gli stessi interessi, sempre gli interessi di pochi, per parlare di redistribuzione della ricchezza, per parlare che il mondo del lavoro oggi è sempre più precario, è sempre più ricattabile. E infatti questa eccellenza dove si concentra? Sempre nelle mani degli stessi. E quindi siamo qui per dire che la nostra idea di società è esattamente opposta a quella che invece viene presentata da Confindustria. Siamo appena stati dentro Confindustria per fare tre domande chiarissime a cui tra l'altro non hanno saputo dare risposta. Abbiamo chiesto cosa intendono fare per i licenziamenti e le delocalizzazioni delle imprese, cosa intendono fare per la sicurezza sul lavoro, visto che l'Emilia Romagna è tra le regioni col più alto numero di morti sul lavoro, e poi sulla nostra proposta, perché noi diciamo salario minimo 9 euro l'ora, diciamo reintroduzione dell'articolo 18. Pensiamo che Confindustria sia un'istituzione. Ci è appena stato detto che non fanno politica, noi invece pensiamo che determinano la politica, vediamo che fanno accordi con i grossi sindacati, vediamo che fanno accordi con i grossi politici, tanto è vero che hanno chiamato a parlare Borgonzoni e Bonaccini. Non ci stupisce, visto che rappresentano gli interessi di pochi e appunto Lega e Partito Democratico rappresentano sempre gli interessi di tutti. Non parlano mai di lavoro, ma si parla sempre di imprese. Noi invece mettiamo al centro quali sono gli interessi dei lavoratori, degli sfruttati. Oggi siamo in una situazione, nonostante ci venga raccontata l'Emilia Romagna come una regione d'élite, la ricchezza prodotta dall'Emilia Romagna si concentra solamente sempre nelle mani di pochi. Noi invece siamo dalla parte degli ultimi e di tutti quelli che questa ricchezza non ce l'hanno. Siamo stati educatissimi, non c'era il campanello da suonare per disturbare, a differenza di Salvini, quindi siamo entrati e abbiamo raccontato a un rappresentante degli industriali le nostre richieste. Naturalmente sappiamo probabilmente quale risposta, però ci piacerebbe avere le risposte pubbliche. Quindi ripeto le tre domande, visto che i politici che hanno incontrato queste domande non gliele hanno fatte. Sono stati gli industriali ai politici che hanno incontrato a dirgli dateci questo, questo e questo. E nessuno dei politici che hanno incontrato gli industriali, né Bonaccini né Borgonzoni, ha chiesto qualcosa agli industriali. Ha solo promesso. Noi invece agli industriali chiediamo, ripeto, tre risposte. Primo, basta, cosa fate per fermare il disastro dei licenziamenti e delle delocalizzazioni che anche ieri siamo andati a vedere? Due, cosa fate per fermare il massacro sul lavoro, sui morti sul lavoro, sui diritti, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori? Tre, diteci perché siete contro, perché immagino che siate contro, però diteci perché siete contro un salario minimo a 9 euro, vi sembrano tanti? O perché siete contrari a reintrodurre l'articolo 18? Cioè vi sembra giusto licenziare le persone anche quando voi avete tolto e cacciare le persone fuori dalle fabbriche e dai posti di lavoro senza articolo 18, anche, ripeto, quando dovreste tenerle dentro perché se ci fosse stato l'articolo 18 non avreste potuto licenziare? Ecco, tutto qui. E poi attendiamo la loro risposta, anzi facciamo un'altra cosa, attendetela voi la loro risposta, perché volevano chiederci un incontro, volevano che Marta andasse su e facesse un incontro ristretto con l'avvocato, gli abbiamo detto no, preferiamo avere risposte pubbliche. Infatti è l'ora che si prendano le responsabilità, i padroni, le imprese e chi li difende. Noi siamo sempre e saremo sempre dalla parte dei lavoratori.